È una campagna elettorale all'insegna del reciproco rispetto. Poche scaramucce, nessun attacco frontale, a sinistra come a destra, piuttosto la necessità di cogliere le potenzialità inespresse di una regione da anni ferma al palo. Arturo entusiasmante gira i territori di questa terra, di una Calabria delle Calabrie per diversità, per esigenze, ma soprattutto per quella volontà di portare, eh, di, di, di centrare la rete rispetto ad una battaglia di libertà. Vandaferro spiega a Miletto le ragioni di una scelta di campo dalla quale è convinta che sarà ripagata poche liste, nessun accordo, mani libere. Diamo la parola ai calabresi che vogliono cambiare questa terra. Ma quale Calabria attende gli aspiranti governatori? Certamente la Calabria dei bisogni, delle mobilitazioni in serie di tanti lavoratori. Hanno sete di lavoro, di normalità, di giustizia, di meritocrazia, di quello che credo ogni regione civile debba garantire al proprio popolo. Ovviamente, questo lo dovrà fare la politica, ma dovranno essere anche i calabresi a mettere in campo quella grande capacità che hanno di poter investire, di saper rappresentare delle eccellenze.